Salve a tutti, abbiamo visto nelle esercitazioni precedenti come accendere un gruppo di lampade da 1, 2, 3, 4, 5 o 6 punti diversi utilizzando deviatori e invertitori oppure utilizzando Arduino oppure ancora utilizzando porte logiche, ecco la XOR in particolare. Bene, ora vediamo come utilizzare i PLC per fare la stessa cosa. Vogliamo accendere una o più lampade da un punto, due punti, tre punti, quattro punti, cinque, quanti ne vogliamo, insomma, ecco, magari a 5 da 6 ci fermiamo, diciamo, poi è più che sufficiente. Poi vedremo anche, con alcune classi l'abbiamo visto, con altre, vedremo come accendere un gruppo di lampade da quanti punti vogliamo, anche 8, 10, 15, 20. Basta aumentare semplicemente il numero di pulsanti, metterli in parallelo utilizzando per esempio un relè magari di quelli temporizzati, per esempio da utilizzare all'interno di un condominio, insomma, ecco, fanno scale con le scale, ecco, di un condominio. Bene, adesso concentriamoci un po' su PLC. In questo caso vi faccio vedere come, grazie a un interruttore e un utilizzatore chiamato Q, potrebbe essere una lampada, ecco, si può semplicemente accendere una lampada da un punto. Per fare questo semplice diagramma, così si chiama, diagramma ladder, schema ladder, è sufficiente andare a cercare qui nella barra degli strumenti che compare in basso l'interruttore, che è il primo di queste icone. Basta un clic e per esempio lo posizioniamo in questa posizione. Scusate, rispondo al telefono, metto in pausa. Riprendo, scusate l'interruzione, quindi ho detto l'interruttore. A quel punto occorre inserire, oltre all'interruttore, un utilizzatore che potrebbe essere una lampada, un diodo LED, qualsiasi cosa, insomma, si voglia accendere o far muovere un motorino, eccetera. L'utilizzatore dobbiamo andare a cercare con la lettera Q, ecco Q, e lo piazziamo qui. Ci sceglie uno, due o tre, quello che si vuole, in questo caso va bene uno. E poi per le connessioni si utilizza semplicemente quello identificato con la lettera A. Ecco, quindi basta un clic e abbiamo realizzato il circuito. Per eseguirlo, per verificarne il funzionamento, è sufficiente fare un clic sul pulsante della barra degli strumenti che sta in alto, ecco, diciamo quella la barra strumenti, diciamo la main, quella principale. Questa invece è la barra degli strumenti relativa ai contatti da inserire all'interno dello schema ladder. Ecco, run, il pulsante run. A questo punto possiamo verificare che premendo l'interruttore 1, tutte e due le uscite che si chiamano allo stesso modo Q1 si attiveranno. Ecco, quindi chiudo contemporaneamente questi due interruttori e si accendono contemporaneamente quelle due lampade. Se io volessi realizzare una sorta di controllo, per esempio, in una stanza di un gruppo di luci in modo separato, ecco, questo possiamo anche per esempio salvarlo. Ecco, facciamo file save as e quindi mettiamo non da un punto, sì, comunque accensione da un punto di più lampade, ecco, di più lampade. Ecco, semplicemente dovremmo usare un doppio interruttore. Ora vediamo come. Quindi uno sarà I1, l'altro sarà I2, per esempio. Ecco, non può essere lo stesso interruttore, deve essere un altro. Quindi per cambiare nome basta un doppio clic. Prima bisogna mettere chiaramente stop, se no non è possibile cambiare nome. E qui mettiamo I2. Poi vediamo che si può mettere anche un simbolo, io qui potrei scrivere un qualcosa, ecco, secondo interruttore, eccetera, ma questo lo vediamo in altri progetti per adesso. Limitiamoci soltanto a chiamare i due, questo secondo interruttore, e questo chiaramente magari sarà un gruppo di lampade diverso, sarà non Q1, per esempio Q2, e magari aggiungeremo anche un Q3, perché magari vogliamo fare quello che magari succede in una camera da letto, per esempio. Accendendo un interruttore, premendo un interruttore si accende una lampada, premendo un altro se ne accendono altre due. Scollegando il primo rimangono accese soltanto le prime due. Quindi io ho la possibilità di avere accese una, due o tre lampade insieme. Per chiudere questo circuito nel senso verticale utilizzo l'icona con la L che sta qui alla destra della barra degli strumenti inferiori. Ecco, faccio un clic e
qui nella posizione più in basso e inserisco questo collegamento. Questo chiaramente lo chiudo, lo elimino. Per eliminare questo collegamento basta un click e un catch. Bene, allora avremo questo effetto. Chiudendo questo interruttore si accende questa lampada, chiudendo quest'altra si accendono queste altre due. Se le chiudiamo entrambe, l'interruttore si accendono tutte e tre le lampade. Bene, verifichiamo. Run. Ecco, chiuso il primo, si accendono, si accende la prima lampada. Invece non è così, c'è qualcosa di anomalo. Vabbè, proviamo il secondo, si accendono tutte e tre. Probabilmente, ecco, ho sbagliato, non ho assegnato il nome giusto alla terza lampada, che non è Q1, bensì è Q3. Ecco, e questo deve essere invece Q1, ecco, Q1, eccetera. Ecco, chiaramente le lampade, gli utilizzatori devono avere un nome diverso, se no c'è un conflitto. Questa non si accendeva perché era spenta questa, si chiamavano allo stesso modo, quindi non poteva funzionare. Quindi è importante che in questo caso gli interruttori abbiano due nomi diversi, ecco, in realtà saranno due interruttori magari vicini, ecco, collegati allo stesso punto, ma ognuno indipendente dall'altro. Uno fa sì che si accende una sola lampada del lampadario e l'altro fa sì che se ne accendono due. Chiaramente sarà facile pure modificare il circuito e fare in modo che con una si accendano due lampade, magari con un altro interruttore a 3-3, così da avere un minimo di due lampade accese, un massimo di 5 lampade accese, oppure 3 lampade accese. Verifichiamo questo, run, quindi col primo interruttore si accende univocamente una sola lampada, col secondo si accendono le altre due. Se io volessi spegnere la prima, basta agire sul primo interruttore. Se voglio spegnere tutto, agisco sul secondo. Se voglio accendere soltanto le due lampade, vado sul secondo. Se voglio accendere soltanto una lampada, vado sul primo. Quindi molto semplicemente. Ecco, questa è una delle esercitazioni più semplici, una delle prime, cioè controllo da un solo punto, ecco, di un gruppo di lampade. Ecco, lo mettiamo insieme, ecco, così abbiamo la possibilità di accendere un numero maggiore di lampade, per esempio, relative allo stesso punto luce, stesso lampadaio e stesso, ecco, controllo, stesso, diciamo, punto di controllo, ecco, per esempio, tutti e due messi vicini all'ingresso della porta della camera da letto, e io posso praticamente accendere una, due o tre lampade. Ecco. Come dicevo prima, non sarà difficile modificare questo, potremmo anche salvare questo e fare file save as, e quindi dove abbiamo accensione da un punto di più lampade, ecco, potremmo anche mettere versione 2, ecco, quindi aggiungere versione ver.2, così da avere magari un controllo un tantinello diverso. Metto stop, ecco, per esempio voglio che col primo si accendano due lampade e con il secondo tre lampade. Chiaramente qui adesso mi serve un rigo vuoto e la possibilità di inserire un rigo vuoto ci dovrebbe essere semplicemente selezionando questo e spostandolo un pochino più in basso, magari proprio con CTRL X, esatto, faccio un clic qui, CTRL V, così da averci qui un altro rigo dove posso inserire per esempio, ecco, un altro utilizzatore, un'altra lampada in questo caso, inserisco una lampada qui. La chiamerò chiaramente Q2, poi modificherò il nome delle altre lampade Q2, la connetto in parallelo alla Q1 e chiaramente potrei aggiungere, volendo, un'altra lampada qui, che chiaramente sarà la quinta lampada, quindi la chiamo Q5. Ovviamente completo il circuito chiudendo, ecco, questo collegamento. E non dimentico di modificare il nome di queste altre due lampade, non sarà più Q2 e Q3, bensì Q3 e Q4. Potrei cambiare soltanto queste in Q4, però mettiamole pure in ordine, quindi doppio clic, Q2 diventa Q3 e Q3 diventa Q4. Ecco, poi verifichiamo che quest'altra è Q5. Bene, questo rigo è pure di troppo, ma possiamo anche lasciarlo volendo, se no, se si vuole eliminare basta selezionare e eliminare l'intero rigo e poi salvare. Questa è la versione 2, facendo clic su salva. Verifichiamo il funzionamento, faccio clic su run, ecco, chiudendo il primo interruttore si accendono due lampade,
aprendolo si spengono chiaramente, chiudendo il secondo interruttore se ne accendono 3 di lampade, se li chiudo tutti e 2 gli interruttori ho 5 lampade accese. Posso lasciarne solo 2 accese oppure nessuna intervenendo su ciascuno dei 2 interruttori. Beh, questo è tutto, è inutile farlo ancora più lunga, penso che sia abbastanza chiaro. Ecco, quindi vi invito a realizzare questo semplice circuito e a inviarmelo, ecco, sul canale istituzionale, ovvero sul registro elettronico. Grazie, a presto.